Daniele Grasso, capitano della Olio Roy Acqua San Bernardo, sarà bella, sarà spareggio, avete vinto qua a Pieve di Teco, un bel primo tempo, poi c'è stato in avvio di ripresa, gli avversari si sono avvicinati, però avete avuto quella zampata che siete arrivati a 10 e poi avete gestito bene il vantaggio. Sì, abbiamo giocato un buon primo tempo di squadra, cosa che invece all'andata non abbiamo fatto, rispetto all'andata ho giocato meglio in battuta. Però è stata una bella partita, penso. Le condizioni erano un po' brutte, perché tanto vento contro, freddo, però comunque abbiamo gestito bene la partita, anche nei momenti comunque dove loro, giusto che entrano anche in partita, comunque hanno sono fatti valere, e abbiamo tenuti, abbiamo ogni gioco comunque, anche se eravamo sotto, abbiamo cercato di lottarli tutti fino alla fine. E quindi siamo davvero contenti, perché ci teniamo davvero ad andare alla bella e chiudere nei migliori dei modi, sperando il campionato. Poi comunque una nota di merito, che comunque c'è sempre un sacco di gente, e quindi è bello godersi queste partite davanti a questo pubblico che ti fa contro o a favore, comunque è sempre bello. Sergio Seno, capitano del Pieve di Teco, si andrà alla bella, c'è stato un primo tempo diciamo così così, poi siete arrivati ad un passo dell'aggancio sul 6, mancato 6 pari, è stata un po' la svolta della partita. Sì, abbiamo avuto, non è solo 6 pari secondo me la svolta, perché anche primo tempo potevamo comunque andare 5 pari, perché abbiamo perso un gioco da 40-0 prendendo 6 punti di fila senza riuscire a contrastare il loro gioco. Nonostante ciò, comunque bisogna fare complimenti agli avversari, perché oggi hanno espresso un gioco molto migliore di quello che hanno espresso a Dolcedo. Soprattutto Grasso in battuta ci ha messo in grande difficoltà, c'era un pallone che viaggiava veramente tanto, saliva, e era veramente difficile anche levarsi di là da ricaccio. Nonostante ciò, non abbiamo fatto secondo me una buonissima partita, però il risultato forse mente un po', dai, secondo me, perché comunque le occasioni per girarla ce l'abbiamo avuto, e dispiace perché oggi c'era veramente un grande pubblico che è veramente caloroso, e mi dispiace solo di non aver vinto qua. Speriamo di provare a rifarci giù, dai.